Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con, oh mamma mia, con Davide Colopassi Texilla. Allora, questo braccialetto ti ho detto che non lo devi mozzicare, già me ne fatti secchi. Ehi là, quella, perché? Perché? È irruente. Oddio, 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 oddio. Tum 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 tum. Questo video non c'entra niente con i pappagalli. Voi direte, allora perché l'hai fatto? Io ho sempre detto con voi che quando ho iniziato questa avventura, grazie a voi, mi sono sentito proprio in famiglia, cioè mi avete dimostrato ben tanto di quell'affetto che comunque mi portate ogni giorno a condividere con voi le cose. Poi mi sono reso conto anche che mi ritrovo anche certe volte a condividere delle cose che non c'entrano niente con il canale, quindi vado al di fuori della, diciamo, dell'immagine che dovrebbe rappresentare il canale stesso. Questo perché succede? Succede perché si crea proprio una famiglia virtuale, quindi in pratica che cosa accade? Posso passare? Sì, passa, passa. Era mia madre che diceva se poteva passare. E quindi si crea proprio una famiglia virtuale. Quando si crea una famiglia virtuale ci si ritrova a condividere tante cose diverse, quindi oltre che inizialmente abbiamo l'immagine appunto del canale sui pappagalli, poi però quando succede un qualcosa, siccome c'è un rapporto sempre virtuale però anche di amicizia, allora ti va di condividere anche altre cose che per te sono belle, carine, le condividi con gli altri, ok? Ed è il caso proprio di questo video qua. Ho fatto un'intervista dopo il matrimonio, e magari questa cosa potrebbe interessare più le signorinelle in ascolto. Comunque ho fatto un'intervista dopo il matrimonio, mi ha ricontattato il fotografo dicendomi: guarda Davide, siccome avevo in mente di lanciare una, cioè di riprendere un po' la moda americana, quindi in America si usa moltissimo che magari i matrimoni vengono più organizzati dallo sposo che dalla sposa, mentre in Italia è più la sposa che contatti i fornitori, eccetera, eccetera. Oh, saluto lo sposo, infatti c'è un amico mio che si arriva soltanto a dire di sì all'altare. Allora, e quindi che è successo? Che invece nel caso mio ho partecipato attivamente, cioè nel senso il fotografo e tutti quanti, comunque l'ho contattato io. Allora, che cosa ha fatto il fotografo? Mi ha contattato dicendomi: guarda, siccome comunque, ma io ci avevo già pensato, perché quando è finito il matrimonio mi ha fatto: guarda, mi congratulo con te per come è andata tutta quanta la cosa, sta una bella festa, siamo tutti quanti divertiti, e soprattutto anche perché poi mi fa un certo punto, anche perché penso che comunque l'hai organizzato tu la maggior parte delle cose. Ho fatto sì, comunque mi sono messo sotto io, e da là un po' mi stavo mangiando la foglia. Poi quando mi ha contattato mi è ritornata alla mente questa cosa e ho capito. In pratica lui diceva: siccome in America c'è questa usanza, allora per lanciarla anche in Italia ci piacerebbe farti un'intervista, cioè intervistare l'organizzazione di un matrimonio però da parte dello sposo, a differenza della sposa, cioè a differenza del fatto che la maggior parte delle volte invece è la sposa. Quindi riprendere un po' lo stile americano di Chiara, ma può assare, non devo fare il cellulare, eh no, ce l'ho io, riprendere un po' lo stile americano e, facendo notare che comunque sta cominciando, anche se poco, a prendere piede anche in Italia. E quindi mi hanno fatto questa intervista. Se volete, se siete curiosi, se volete andarla a vedere tutto quanto, vi metto il link qua sotto. Non è il terremoto, ma è mamma che non si fa i fatti. Se questa è mia madre, ve la faccio vedere. No. Vieni, 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 fatti vedere. No. Vabbè, no, non esce. Che ci abbiamo il terrore che Gina potrebbe scappuscire, che bambina Gina. Invece non è rimasta con grande buona. Se n'è andata la nonnina. E quindi, allora, se vi va di vedere questa intervista, questo format, vi metto il link qua sotto, andatevelo a vedere e fate quello che volete.
Lo so che non c'entra niente col canale, però mi piaceva condividere questa cosa con voi, anche perché è un'altra cosa bella, quindi ve la volevo condividere con voi. Se vi va ad andarla a vedere, se ci andate, fatemi sapere che ne pensate. E niente, tutto qua. Ci vediamo alla prossima e fate i bravi. Ciao!